buona statura, ne deduco che soltanto una ragazza alta almeno 1,75 m può lasciarle un segno così. È straordinario. Ma dimmi altro, caro mio, cara la mia Sherlock Barman. Sì, la ragazza si chiama Maria, fa l'hostess, le piacciono gli animali e andare a Luna Park. Tutto vero, ma lei è una medium, una indovina o cosa? Le ripeto, semplice spirito d'osservazione barista. Lei ha trasalito quando ho nominato il cocktail Bloody Mary, dal che ho dedotto che Maria o Marina doveva essere il nome della donna che la turba. Poi lei ha posto qui sul tavolino un pacchetto di sigarette senza marca da bollo. E non essendo lei il tipo da comprarne a contrabbando, ne deduco che gliele prenda lei sull'aereo. E quella cravatta lì è di un modello che si comprano nelle boutique aeroportuali. E poi quell'accendino col coperino. Su, via! Non è da lei! È un regalo di Maria, vero? Ed infine lì vicino all'accendino c'è un gettone di autoscontro Luna Park, qualcosa di simile. Sì, è tutto esatto. Ma allora mi sa dire anche perché Maria mi ha lasciato? Beh, innanzitutto la sua gelosia morbosa per quel pilota. È vero anche questo, ma lei come fa? Beh, essendo innamorato di una hostess non può non essere geloso di un pilota. E poi lei tende a vestirsi come un pilota, ha una giacca blu e gli occhiali scuri, quindi inconsciamente tende a vestirsi come un pilota, come per competere col fantasma del suo rivale. Vabbè, dai. Io Sherlock Barman, ma adesso non mi dica che sta anche perché abbiamo litigato, eh? I piatti, signore? Per Dio, è vero pure questo, ma ha tirato a indovinare? No, le riassumo com'è andata. Maria torna a casa stanca, ma nonostante questo acconsente di cucinare per lei. E quella macchia di pomodoro fresco sul suo abito lo testimonia. Ed è una macchia che viene da un tegame casalingo, non da un tavolo di ristorante. Poi le chiede almeno di lavare i piatti. Lei mugugna, ma inizia a farlo. Maldestramente però, come si sente dall'odore di detersivo che viene dal polsino della sua camicia. Ma poi rompe subito un piatto e si ferisce lì, all'indice della mano destra. Non mi interrompa! Allora Maria si arrabbia e dice, sei un incapace! E lei la ferraga di polsino, per segno del braccialetto sul palmo della mano. Maria la graffia sul collo, vi avvinghiate e come spesso succede in questi casi, vi eccitate e state per fare l'amore. Questo come lo sa che... Camicia slacciata, pantaloni abbottonati storti e un vago odore di liquidi capronici che lei ha. Ma poi Maria si ribella, perché lei vuole prenderla da dietro e le dà un calcio col tacco delle scarpe sullo stinco, ecco lì il segno. Poi le appioppa un gran cettone. Allora scoppia la rissa, vi bombardate di piatti, ne fracassate a dozzine. Ancora nel risvolto dei pantaloni e le schegge di porcellana. Poi Maria si strappa la collana di perla che lei l'aveva regalato, urla. Lei è scappa, uscendo dalla porta, lei meccanicamente raccoglie le perle e se le mette nel taschino, eccole lì, e poi rincorre Maria, ma inciampa sulle perle e cade, infatti è entrato qui zoppicando e tenendosi la schiena. Lei mi fa paura. Poi esce, senza neanche il cappotto, ma non trova più Maria, e adesso è qui davanti a me, disperata. Vabbè, allora se sa tutto, sa anche come finirà. Posso provarci? Maria è in bipolare. Le hostess hanno forti squilibri nervosi per via dei cambiamenti di fuso orario. La sua, mi scusi, ormai ex donna, correrà a farsi consolare dal suo pilota e andrà a cercarlo al Bar Rudy, quello dove si radunano tutti i piloti d'aereo a quest'ora. Ma oggi è lunedì e il Bar Rudy è chiuso. E allora fa 100 metri e lo trova al Bar Paolo e gli dice «No, ti prego, devi stare in ghiaccia, basta!» Perché Paolo... nome, signore? C'è scritto sulla targhetta che ha sul collo. E allora Maria è così furente che non vuole niente che le ricordi lei. Vabbè, ma allora che fanno? E beh, visto che 5 minuti fa si è messo a piovere, si rifugieranno nel bar più vicino. E cioè? Questo, signore, sì. Secondo i miei calcoli dovrebbero arrivare tra un minuto circa. Beh, ma che cosa accadrà allora? Beh, credo che lei andrà su tutte le furie, signore. E farà un grosso errore. Cercherà di tirar fuori quella pistola che è sotto la giacca. Ma fa un grosso errore. Perché vede, guarda. No, senza guardare. Guardi, guardi. Senza guardare. Senza guardare. Si fidi. C'è un poliziotto in borghese. Tira fuori la pistola d'ordinanza e la prenderà in meno di un istante. Comunque è ridicolo, cioè il minuto è passato già e non si è visto ancora nessuno. Dimenticavo, qui all'angolo c'è un negozio dei casalinghi e Maria non resisterà alla tentazione di...